come stai? Eccoli qua, Flavia Pennetta e Fabio Fognini. Guarda, giriamoci, il pubblico vi vede. Insieme. Benvenuti. Grazie. Vi chiederei di sedervi se ci fossero le poltrone, ma non ci sono. Adesso siamo stanchi. No, adesso qualcuno le farà entrare, spero, perché diciamo di solito qui funziona che ci si siede. Ah, ok. Intanto vabbè, intanto siete atleti, d'accordo, però insomma è meglio sedersi. Sei contento o no per gli internazionali? Sì, dai. Non posso dire di no. È andata bene. Ho perso con il vincitore. Hai perso con Nadal, quindi dai, in fondo. Benino, Benino, dai, Benino. Accomodiamo. Non è mai contento. Accomodiamo. Questo insomma, è stato bravo invece, scusa. Ottimi internazionali. Poi hai battuto Team, no? Sì. Scusa, cos'è lui, il numero 8 nella classifica? Adesso 6. 6? Addirittura, pensa un po', scusa, poi ha vinto Nadal. Guarda qua, guarda che belle immagini da Roma. Senti, ma tu invece, Flavia, soffrivi di più giocando o soffri di più adesso? Adesso. A guardare soffro tuo marito. Di più adesso e lui ogni volta mi dice che si vede troppo quando gioca, che soffro. Perché? Quindi... Cosa fa? Perché si vede? Chi è che non soffre con me? No, perché cos'è che fa? Perché vedi che la sofferenza. Vabbè, la conosco ora. No, io lo mascheravo un pochettino quando guardavo le sue partite, mentre lei... Soffre. Riconosco qualsiasi gesto, qualsiasi smorfia. Allora, entriamo dai in questo gioco bellissimo che è il tennis. Fabio Fognini ha vinto 6 titoli ATP, l'ultimo a marzo a San Paolo, 4 titoli di doppio, tra cui gli Australian Open nel 2015. Abbiamo raccolto in un filmato alcuni dei momenti della tua carriera che vogliamo rivedere insieme a te. Prego, a Fabio Fognini. Fa impressione tutta insieme, Non mettere i suoi però, Non mettere i suoi. Mi alzate l'audio che sono un po' sordo stasera, sì. Anche se metti i suoi dura un po' di più, quindi inizia a rosicare un pochettino. Ma ti pare che non posso mettere i suoi? Si offende, ma scusa, ma si offende mortalmente, ti offendi moltissimo? Io tantissimo. Ma scherzi, dai, guarda, un momentino. Guarda che lei mi ha fatto Sanremo insieme. Io lo so, conosco. L'ho visto. L'hai vista, certo. Perché io non ci sono mai quando ci sono Sanremo, quindi... Lo guardo in televisione. Sì, ma non eravate ancora sposati? No. Neanche fidanzati? No. No. Guarda lì. Che bello quel momento. La mia più grande tensione era quella di non cadere dalla scalinata. Io ero concentrata. Parlava solo della scalinata e non fatemi fare la scalinata. Pensa un po'. T'ha spinto. No, è stata carinissima. Mi è venuta a dar la mano, ho detto grazie. Luciana, sì. Luciana è stata un po' il suo bastone, diciamo, a cui si è appoggiata. Grazie. No, perché l'altezza... Va bene, allora, Flavia Pennetta ha vinto gli US Open nel 2015, 4 Federation Cup, 11 titoli di singolare, 17 di doppio, guarda Fognini come arrabbiato, tra cui gli Australian Open nel 2011. Sta inquadrando lei, tanto. Prima italiana a entrare nella top 10, è stata numero 6 in classifica in singolare e numero 1 nel doppio. Una grandissima tennista, a lei queste immagini. Grazie.
posso chiederti... Ma ti manca il tennis? Mi manca sì un pochino, spesso chiedo a lui di farmi giocare ma lui non ne vuole proprio sapere. Ma lui ha un carattere, ma lo sai che è un carattere, non è una testa così, eh? È tosto, è tosto. Tosto, eh? Sì, è, sì, è di armaditaggia, lui è, come, è ligure, sai, cioè è come me, è tosto. Lui. Siete, siete tosti, caratterino, anche tu? Caratterino, sì, sì. Sono sì. Gemelli anche. Eh? Sono gemelli. Chi? Lui. Siamo gemelli? No, no, ci chiamiamo siamo gemelli, siamo... abbiamo lo stesso nome ma non siamo gemelli. Ah, no, no, siamo gemelli, no, io sono sagittario. Però non me ne frega, cioè, con tutto rispetto, niente del, del segno zodiacale. No, dico un caratterino lui, eh. Sì. Ma come vi siete conosciuti? Sai che ho questa curiosità? Perché di solito quando uno ci prova, Fabio, dice... È lei che ci ha provato. È lei che ci ha provato? Ah, vabbè, va bene, sì. Quando uno ci prova, una ci prova, uno dice, ah, ma tu cosa fai? Ah, ma anch'io adoro il tennis. Ora, nel vostro caso si non sapeva. Non c'è stato, sì. Cioè, non è che uno poteva dire, che combinazione, anch'io adoro il tennis. Cioè, quindi, cioè, bisogna andare subito... Cioè, bisogna essere sinceri, voglio dire. Beh, sì, alla fine noi, ti dico la verità, ci conoscevamo da una vita e ci siamo poi riscoperti, non so neanche io come, perché se uno mi avesse chiesto... sì, il momento insomma, della sincerità. In un futuro ti vedi con Fabio, sì. Io sinceramente non l'avrei mai detto. In un futuro ti vedi con Fabio? Sì, cioè nel senso, sì, ti sì. Vedi sposata, è un modo antico, sposata o con un figlio, come io non l'avrei mai pensato. Detta perché così, noi siamo sempre stati molto amici. No, noi siamo sempre stati molto non amici. Non avresti pensato abbiamo... perché proprio non ti piaceva? Perché no, perché non mi considerava. Ah, però. Hai visto? Tu scherzi, ma... Hai capito? C'ho il caratteraccio. Hai il caratteraccio? Scusa, tu ti eri accorto di queste attenzioni? O... No, ma ce l'eravamo a Barcellona. Quindi, come dice lei... Eravate a Barcellona? A Barcellona. Sì, sì. E? E niente, frequentavamo... I nostri allenatori erano molto amici. Sì. Quindi ci allenavamo... Successivamente abbiamo avuto lo stesso fisioterapista. E poi da cosa è nata cosa. Il trofeo più bello è lì adesso, eh. Il trofeo più bello è Federico, vostro sì. Figlio, certo. Quindi è tutta colpa del fisioterapista. No, no. No, no, no. Vabbè, no, le colpe... Come no, le, come le colpe? No, scusa, le colpe. Le colpe. No, colpa dice mia. Colpe, quindi... Ho detto io colpa, è colpa mia. Ho detto... No, volevo dire, insomma, la combinazione... Mamma mia che roba. Hai visto che lei è colpa, allora... Io sono tranquillo adesso. Sì, sì, sì. Ma io con Luciano è uguale. Però non siamo sposati. Sì, sono stato... Allora, no, dicevo, quindi il fisioterapista vi ha fatto incontrare... No, ma era un fisioterapista, mi conosceva a me da quando avevo 15 anni e con lei ha fatto quasi... 7 anni, mi ha seguito per 7 anni, però diciamo che noi siamo sempre visti, ma mai... Cioè, lui ha scaldato i muscoli, diciamo. Poi... Lui ha scaldato i muscoli. Poi il resto è venuto... No, Federico che ha compiuto un anno ieri. Ieri. Tra l'altro tu, nell'imminenza delle ricorrenze di tuo figlio, ti succedono delle cose belle, Fabio. È vero. Eh? La scorsa... I quarti di finale a Roma sono stati un grande risultato. Già l'anno scorso, già, prima della nascita avevi battuto... Murray a Roma. Sì. Eh? Poi sono in corso di... A Barcellona. E poi sei cosa? La sera stessa è nato Federico. È nato Federico. Cioè, non è che si può fare un figlio all'anno così lui ogni... Almeno gioco bene. No, almeno due volte all'anno ha due risultati pazzeschi. Pazzeschi. Beh dai, iniziamo col primo. Il primo è andato, veramente è cambiata la vita, è una cosa meravigliosa. Per quanto te lo possano spiegare sì. O preparare mentalmente quando poi stringi tra le braccia tuo figlio, è veramente, come dice lui, il più bel regalo e il più bel premio che abbiamo avuto. Senti, tutti e due avete vinto tantissimo, no? Ho vinto più io. Lei, dai, ammetto. Ora non fare il modesto. No, no, ma bisogna cioè, dire le cose. Tutti e due avete vinto tantissimo, ma tu, Flavia, hai vinto uno slam. Ah, ok, meglio. Ecco. Allora, io volevo far rivedere al pubblico il punto finale degli US Open del 2015 contro Roberta Vinci, sì. Che saluto. Fabio, faresti tu il commento? Ma professionale? Lui non è troppa gente, siamo in televisione, non posso. Perché lui direbbe prendo una warning. Cosa. No, sai perché? Perché? Perché io ho vinto questo grande slam, no? Però lui continua a dire sempre che io ho avuto fortuna a vincere questo grande slam. No, guarda. Non, ci sono troppe donne anche in studio, no, quindi no, magari no, non vorrei no, uscire no, fra... No, no, stai attento, però... Stai molto attento. Però dico parole tue che cosa vuoi dire. Dillo, Fabio, dillo. No, no, che è stata brava, però, ma grazie. In tutto il percorso si devono completare parecchie cose per arrivare a una vittoria. E quindi sì. Gli ho detto un pochettino cose un pochettino più... Cioè che la fortuna volevi dire? No, la fortuna c'è sempre, secondo sì. Me c'è sempre. Sì, quindi hai vinto a prescindere... fortuna. No, quello no, poi ha vinto il torneo, quindi
È stata brava. È stata brava. Io ti dico, Nicola, ti chiederei di commentare. Ho rosicato perché lo vorrei vincere io il voto suo. Certo. Adesso io ti chiedo di commentare. Ti ricordo che dopo chiedo a lei di commentare un tuo punto. Quindi sappilo, perché se no è sleale. Cosa, dover fare la telecronaca? Sì, allora dai, vai col US Open. Vai, commenta Fabio Fognini. Mamma mia, match point per Nate. Serve. È troppo veloce, Fabio, non c'ho tempo. Il tennis è questo. Game set match, bravo. E non ho avuto tempo, è troppo veloce. Ma il tennis è così, Fabio. Non è ho capito, ma fammi pensare, la Vinci gli ha servito una mozzarella al rovescio. Dai. Tu hai tirato un'altra mozzarella. Dai, te lo faccio io il suo, vai. Allora, fatemi vedere quello di Fabio, il punto incredibile, punto giocato da Fabio nella vittoria di mercoledì scorso. Aspetta, con chi stava giocando? Con Team. Ok, con Team. Ok. E non te lo ricordo. Non lo ricordo il match point, va bene. Io neanche me lo ricordavo. Sì, però ragazzi, voi due siete strani. Vediamo questo punto, lo commenta Flavia Pennetta questa volta. Al servizio Fabio Fognini, rovescio, dritto, incrociato, fortunato in questo momento, TM spinge. Non è match point, tu, fermati. Non è match point. È qua smorzata. Eccola la smorzata, me la ricordavo. È grandissimo passante, con un lob incredibile. Andiamo male tutti e due come commentatori. Questo punto però, ti dico la verità, questo punto l'hanno fatto vedere mille volte perché ha fatto un colpo assurdo che veramente solo lui può fare. C'è fortuna anche. Esatto, no, non è fortuna. Lui ha un talento incredibile, diverso. Però lo usa, è veramente uno dei giocatori più talentuosi del circuito, solo che a volte non ci crede così tanto, dovrebbe credere un pochino più in se stesso. Senti. A me devo dire tutti i giocatori un po' fuori le righe piacciono molto, ma in qualunque ambito, poi non soltanto nello sport, insomma quelli non convenzionali secondo me sono un po' più interessanti. Per esempio quando lui si arrabbia, a me mi fa ridere da morire, cioè io sono sicuro che tu lo sai, che mentre tu ti arrabbi e ti sei solo con te stesso e coi brandelli della racchetta che scagli, tu lo sai che tutti ridono come dei pazzi. Lo so. È sbagliato, però lo vivo. A me fa ridere molto. Lo vivo. Allora, io volevo farti ridere e farti vedere questo montaggio. Non dirmi quello di Wimbledon, perché ogni volta... No, tutti insieme. Tutti insieme, sì. Figurati. Che più è che mi perdo l'occasione. Nel filmato c'è anche un consiglio, guarda. Un consiglio? Federico gioca a calcio, non ti preoccupare. Scusa? Federico giocherà a calcio. Federico giocherà a calcio. Hulk, anche a casa fa così? Piatti? No. No. Diciamo che c'ha qualche volta qualche momento di nervosismo, però sono molto meno rispetto a quelli in campo. Molto ma più... è migliorato. Senti, ma tu hai mai pensato di farti allenare da Flavia? Possibile. Perché impossibile. Non può lei? No, ha impegni? È uno sport diverso. Ma che di... No, vabbè. Come uno sport di... No, scherzo. No, non riuscirei. No, questo è bellissimo. Non ci riesco, devo essere sincero. Cioè, tennis... Bisogna distinguere, secondo me, le due cose. Tennis femminile e tennis maschile. Esatto. Oppure il fatto che siete marito. Moglie, marito. Sì. Poi che non mi può dare consigli, perché io gioco più veloce di lei. Ha detto chi era? McEnroe ha detto, nessuno gli ha mai chiesto di farsi allenare da lui. Ha detto, solo al mondo Fognini potrebbe azzardare tanto. Tu gli hai mai chiesto di allenarti a McEnroe? No. Mai chiesto, però. Però secondo me invece ci sta. È bella idea. Secondo me ci sta questa cosa. Senti, Djokovic, ho visto che ha fatto un'imitazione tua, tu l'hai mai vista? Me la contava qualcosa lei, ma io non mi ricordo dove l'ha fatta. Lui è molto bravo a fare le imitazioni di tutti, bisogna essere sincero.
Chi fa? No, io no. Ah, tutti i giocatori, sì. Ma li fa perfetti. Cioè, sì. Una cosa incredibile. No, pensavo lui, perché lui è un talento pazzesco. Anche a calcio lui è bravissimo. A me piace calcio. Tu devi entrare nella Samp. No, poi io non ho fatto il provino e ho smesso. A proposito, la partita è finita. No, come l'hai fatto il provino? Fammi capire. No, dovevo fare un provino. Io giocavo nell'Argentina, che è la squadra del paese. Sì. Poi a 14 anni mi avevano chiamato per fare un provino e non sono andato. Ok, va bene. Allora, vediamo invece questa imitazione di Djokovic che fa di te, di Fognini. Guardiamola. E tu? A Milano. Eravamo a Milano. Però ne fa di migliori. Ne fa di migliori. Sì, ma tu ridevi però come una pazza. Io sì. Prende in giro. Lei è anche brava a calcio. Sì? Sì. Io? Vediamo. Sì. Tu con Vieri, no? Hai giocato? Abbiamo giocato a calcio tennis, sono due cose diverse. Lui ho vinto 7-1. 7-1? Sì, e lui dice che non si Povero può giocare. Bobo. Povero Bobo. Guardiamo queste immagini. Pochi secondi, significativi. Guardalo. Chi è? Attenzione. Out. 4-1 Pennella. Commento tuo? Commento mio. Ci abbiamo capito. Sì. Malissimo. Beh, quindi anche tu però non te la cavi male. No, io no. Io tennis, soltanto tennis. Mi manca un pochino, ma mi manca più l'allenamento che la competizione. Senti, in questa stagione Federer, Nadal, Murray, Djokovic, secondo voi molleranno qualcosa di più, come dire, o rimangono ancora così forti? Speriamo. Speriamo? Vabbè. No, io credo che... Vabbè, Murray è fuori da un po' per un problema fisico, sì. Però... i due che abbiamo qui, soprattutto Raffaele e Roger, stanno giocando, hanno una seconda giovinezza in corso. Ci sono tanti giovani che li stanno mettendo li stanno preoccupando un pochino. C'è anche Fognini che li può preoccupare molto. Ma noi ce l'auguriamo, noi abbiamo molta speranza molto affetto soprattutto. Senti, la vita da mamma com'è? Stupenda, bellissima. Consigli da dare? La tata ce l'hai o no alla fine? Alla fine sì, ha vinto lui. Ma ha fatto bene, ma certo, perché non voleva la tata, sì. Voleva fare tutto lei. No, tutto lei no, però ho visto quanto è faticoso. Comunque certo. È un secondo lavoro. Certo. No, però è stupendo, giusto, è veramente bello. Per quanto uno te lo possa spiegare, fino a quando non diventi mamma, non puoi capirlo veramente. Senti, io vi saluto con molto affetto, ma... volevo ricordare una cosa, cioè Fabio è nato appunto a pochi chilometri da Sanremo, però tu non hai mai presentato Sanremo, contrariamente a Flavia. E, so che tu sei un grande appassionato di canzone italiana. Non mi dire di cantare perché se ne vanno tutti in minuto meno uno. Però io so che canti sempre Un'avventura di Battisti. No, mamma. Eh? No, la canta, ce l'ho nel telefono, quindi ogni tanto la canto. Allora, no, se mi faresti una cortesia, perché io devo andare a prendere i fiori. Ma c'è il microfono. Hai ragione, tieni. Ecco, c'è il microfono. Qualcuno che canta bene qui che può aiutarmi? No, ma ti spiego. Io devo andare a prendere i fiori per Flavia. Ah, quindi io devo cantare? Soltanto il tempo che io vado a prendere i fiori, sono 3 secondi. E tu, capito? Un'avventura non sarà, capito? Non sarà, no, vado io. Non, dai, cortesemente, copri, dai. Grazie. Devo alzare pure, no. Vai. Un'avventura. Non può essere soltanto una primavera, quest'amore non è una stella che al mattino se ne va. Fabio Fognini, Flavia Pennella! Grazie a voi! Grazie! Sarà sicuramente un'avventura. Ogni bene a voi e un bacio a Federico. Grazie ragazzi, grazie di tutti i momenti bellissimi che ci avete regalato. Evviva il tennis! Ciao, alla prossima. Grazie.